conferenza stampa per quanto riguarda il problema sanità. E giustamente la dottoressa Bottiglieri si è anche dimessa dalla commissione perché c'erano delle incongruenze. Qui il problema, insomma, è un po' a monte. Le mie dimissioni sono dovute al fatto che io per un anno e mezzo mi sono battuta quotidianamente, potrei dire, per una riunione dei sindaci per fare delle proposte comuni insieme al sindaco di San Benedetto, di fare delle proposte in regione in modo da qualificare la sanità non soltanto della città di San Benedetto ma di tutto il territorio. Questa è mancata, questa volontà è mancata, nonostante avessi scritto più volte a nome di tutta la commissione, non era soltanto a nome personale, ha scritto più volte, mandato mail, una sera ho mandato anche una PEC, non abbiamo ricevuto mai nessuna risposta perché non faceva comodo in quel momento probabilmente riunire i sindaci e fare una proposta alternativa a quella che le proposte regionali. Canducci, giustamente, come diceva la dottoressa Bottiglieri, cioè adesso chiamare i comuni limitrofi quando già si è deciso tutto mi sembra un po' fuori luogo. La regione ha già approvato il piano socio-sanitario, il comune ha già scelto dove realizzare l'ospedale nuovo, oggi è una presa in giro, ma la cosa più grave è che non è tanto una questione solo dei sindaci, è una questione proprio dei cittadini residenti che con queste scelte di isolamento della città di San Benedetto, di sudditanza totale al centrodestra ascolano e alla politica regionale, chi paga le conseguenze sono i cittadini dell'ambito sanitario sanbenedettese, in particolar modo i cittadini di Grottammare e di Monteprandone, che sono i più danneggiati dalle scelte del sindaco Spazzafumo. Chiamarli oggi, quando ormai tutto è stato deciso, è assolutamente inutile, dimostra per l'ennesima volta quello che noi sosteniamo da anni insieme in consiglio comunale, ossia che questa amministrazione è completamente isolata e questo isolamento li ha portati nelle braccia del centrodestra ascolano che gestisce di fatto l'amministrazione di San Benedetto del Tronto.